Buongiorno, chi mi conosce un po' bene sa che i miei video nascono in modo un po' estemporaneo da quello che mi accade in barca. Dunque, adesso sono a bordo di una barca a cui abbiamo dovuto smontare la timoneria. Avendo disaccoppiato la trasmissione dalla pala del timone, possiamo sperimentare la barra di rispetto, la famosissima barra di rispetto. Dovrebbe essere a portata di mano in qualche gavone, eccola qua. Prendiamo. Vedete, di solito a poppa via della timoneria c'è un alloggio protetto, coperto. Fate venire via il profilo là. E si apre l'alloggio della barra di rispetto. La barra ha un suo lato che deve incastrarsi, ma temo che non si veda nell'ombra quel meccanismo. Ecco, così si vede che c'è dentro l'alloggio. Vai, tac, e va a incastrarsi. Ah, me la ricordavo totalmente diversa. Va bene, si governa stando sdraiati. Uno in piedi dice 20 gradi a dritta, l'altro sdraiato per terra esegue. Chiaramente non sono cose comode, sono cose di emergenza. Adesso vediamo come usarle. Si deve dare lo sbatto. Questo è il tema delle barre di rispetto. Adesso ognuna è fatta un po' a modo suo. Questa è molto bassa, a volte sono esattamente l'opposto, sono molto alte con una L, diciamo, sfavorevole come leva. Questa ha una leva abbastanza buona, anche se chiaramente si va a impicciare con questi elementi, quindi l'angolo di barra che consente di dare è limitato, però e costringe a questa postura un po' come dire, che ci vuole un altro riguardo avanti se te devi timonare. Però al di là di questo ti consente effettivamente, se i frenelli o qualche problema di trasmissione avesse una varia, ti consente di uscirne sano e salvo. Questo chiaramente, posto che la varia non stia nella pala del timone. Se perdete la pala del timone, barre di rispetto, mica barre di rispetto, ovviamente siete un po' nella cacca a prescindere, no? Se invece il problema è di trasmissione, eccolo qua, questo dispositivo è il dispositivo che ci consente di tornare a casa. Ah, eccolo, un angolo di barra giusto per... è anche molto duro, chiaramente, quindi fare una manovra con sta roba non è proprio il massimo della vita. Noi adesso dovremo manovrare la barca, non sarà proprio divertentissimo. Va bene, ci concentriamo su quel che stiamo facendo. Ciao!